ci risentiamo per le prove del pomeriggio, dove avrai comunque validi cavalli come Glamour di Azzurra, Gulliver Griff, insomma, avremo da parlare e non poco. Andiamo in diretta con questa terza, per ora Paolo ti saluto, ti congedo per andare in diretta e a risentirci per la prossima. Grazie. Macchina in movimento, sono in 9. Miglio in pista tradizionale 1 Leonilde del Rio 2 Ledigar 3 Lista Ducras 4 Las Fotoroy SM 5 Linko 6 Lox Nizieta in seconda fila 7 Lindbergh Griff 8 Lord Stroke 9 Limboman. Va via la macchina con Leonilde del Rio che parte di scosta. L'errore di Lord Stroke. Dall'esterno Linkos cerca di scendere sull'Ista Ducras, lì in mezzo c'è Las Fotoroy SM, più all'esterno Loxeni Z che non trova corsie giuste, davanti ci va l'Ista Ducras, Linkos è a chieder strada e all'esterno di tutti Loxeni Z sull'errore di Linkos, l'errore anche di Loxeni Z, colpo di scena e se ne va almeno per il momento il favorito e Giampaolo Vinnucci, destra libera, chieder strada. Lista Ducras e c'è il più classico dei prego si accomodi, i primi 400 metri di Las Fotoroy se ne vanno in 32-2 da 1-19-1, Loxeni Z che si rimette in ultima posizione alla corda mentre prende la via del largo ma da molto lontano l'uno di Leonilda del Rio. Siamo prossimi ai 600 metri che Las Fotoroy passa in decelerazione completa da 1:21 e mezzo addirittura 17:04, l'errore di Leonilda del Rio che va per la tangente, di fuori scoperta c'è Loxeni Z, si becca anche una mezza ruota da parte di Ledigar che ritorna al proprio posto e va via deciso Dario Battistini, va sull'Os Fotoroy, i due si danno sotto le tribune, gli 800 metri che se ne vanno comunque piano da 1:22:03 e Loxeni Z passa di forza quando siamo a 900 metri e la Fotoroy è richiesto perché Loxeni Z dopo errore a via sta facendo un numero, il chilometro in 1:21 e mezzo, 15:06 la curva di destra, sta arrivando Ledigar che si porta in schiena Lord Stroke di ritorno dall'errore, per Varchi c'è anche ancora l'Ista Ducras, in avanti c'è Loxeni Z, di fuori sposta a prevenire tutto e tutti la Fotoroy, tre quarti di miglio che se ne vanno da 1:28 dal dagli 800 fino ai 1:02:31 secco, l'errore di Ledigar è un match a due tra Las Fotoroy e Loxen in Zeta che viene dall'errore al via, in avanti c'è Dario Battistini con Loxen, di fuori Giampaolo Vinnucci che va per il doppio, Giampaolo Vinnucci che sta passando Las Fotoroy SM che se ne va per proprio conto in una dimensione unica ma con remore per Loxen in Zeta che è seconda, al terzo filtra Limboman 1:19:08 36 l'ultimo quarto e 15:02 la retta d'arrivo, vince Giampaolo Minnucci in salchi a un buon debuttante alla Sfotoroy SM che al tot paga 3,78 e il consiglio di Paolo Leoni è tutto per la terza da Monte Giorgio.